E poi gol! Quindi Toscano lascia rialzarsi, sali in mezzo per Laudanno, e contatto! Sommella ancora, Sommella rivista l'altra carica, sotto la soppa, anche sotto! Sommella! Ecco a cercare Peluso che perde palla, attenzione a Sarni, il sinistro! Sorgente, il dribbling, tutto è fatto, Sorgente! Va Carbone! Italo, prova Bezzuoli in avanti, Bezzuoli prova a girarsi a destra! Ferretti con Mancino! Il super gol di Ferretti! Tutto pronto per l'inizio del match tra Blancos in maglia verde quest'oggi e AC Ritv, compagine di Dario Santoro, quest'oggi schierato tra i pali. Concordo. Cross in mezzo di Cirelli, arriva Gravino, il colpo di testa di Fiore che la butta dentro per l'1-0 per i Blancos. Grande colpo di testa. Grande giocata Cirelli, sterzata di Cirelli, poi prova a rientrare sul destro. Sul plus ancora il tiro e il gol di Sacra, subito 2-0, Sacra l'ha buttata dentro, i Blancos si portano sul doppio vantaggio. Cirelli il tiro, che gol di Cirelli, 3-0, grande partita fino a questo momento dei Blancos. Allora la puoi trattenere, attenzione Sacra! La butta dentro, non ce l'aspettavamo. 1-2 velocissimo, Cirelli Sacra per il 4-0 per i Blancos, che ormai ogni tiro lo buttano dentro. Tocca. Il tiro alto di pochissimo. Bello sto controllo. Attenzione, Costaiola prova ad imbucarsi. Vicino al gol che avrebbe riaperto il match, Costaiola. Poi arriva Gravino, si lascia sfuggire il pallone. Gravino, grande apertura, arriva Sacra! Di poco, non trovava il gol del 5-0. Può andare, no? Grande giocata di Ambrosio. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo tra Blancos e AC Ritv, il parziale di 4-0 per i Blancos. Vedremo se la compagine di Santoro riuscirà in questo secondo tempo a rialzare la china e a trovare il pareggio. Attenzione, grande giocata, Gravino, Santoro, Mastro Pasqua! Che buccia di Mastro Pasqua, signori! Dopo il controllo del primo tempo si supera con questo errore sotto porta. Poi Costaiola dall'altro lato! È Sacra, la mette fuori. Di Palma rischia tantissimo, Cirelli! Tiro che si stampa sulla traversa dopo l'erroraccio di Di Palma in fase di impostazione di gioco. Infatti, Ambrosio, scarica su Costaiola! Angolo! Ancora Di Palma, il pallone è per Gravino. Gravino per Cirelli, Gravino! La chiude lui, Gravino, 5-0. Il duo Cirelli Gravino. Pronto Cristiano, il mancino di Cristiano, la butta dentro per il 5-1 e per riaprire un po' le speranze degli AC Ritv. Pronto Sacra sul dischetto, parte Sacra, il tiro che, mamma mia, signori, la bucciata di Sacra, attenzione, mamma mia, se lo divora. Non può venire, è pronto 5, lo schema, Ambrosio, e poi 5, la butta dentro a due passi dalla postazione. Fiore, rilancio per Gravino, colpo di testa, arriva Cirelli, se lo divora da metri zero. Cristiano se la va a riprendere, poi attenzione, Costaiola,
Costaiola, prova a rientrare. C'è Ambrosio tutto solo, non lo serve. Pallone dentro e c'è il gol di 5 sul quale si chiude la partita. Passivo meno pesante per la Ciritva che comunque perde 5-3. Eccoci qua con Cirelli e Sacra quest'oggi in versione di accompagnatore perché l'MVP è Cirelli. 5-3 contro la compagine degli AC Ritva. Raccontateci un po' questo match, chi vuole iniziare? È stato un match non troppo impegnativo, però comunque per il nostro morale è servito abbastanza. Va bene, Anto, comunque come sta andando questo torneo? Dove pensate di poter arrivare alla fine? Abbastanza bene, l'unica cosa è che ci serve un portiere. Speriamo che quello che è venuto oggi continui a venire, perché anche si è comportato molto bene oggi, ha fatto belle parate. Quindi cerchiamo un portiere e poi andiamo avanti con le nostre forze. Una ultima domanda per Cirelli, ci fai vedere sempre grandi giocate, punti a qualcosa di titolo diciamo personale come giocatore? No, entra la squadra. Va bene, grazie ragazzi, alla prossima.